Ciao amici da Frank Bianconero, vi invito sempre ad iscrivervi al canale, lasciare un like e dirmi nei commenti cosa ne pensate e lasciate l'iscrizione, meno 12 al fatidico numero dei 1000 iscritti. Detto ciò, commentiamo l'Atalanta. L'Atalanta agguanta la Juve. Ora il tifoso medio, accecato sempre dal tifo e basta, la prima risposta che darà: ma noi abbiamo una partita in meno da recuperare. Ok. L'Atalanta ha giocato mercoledì anche, se non sbaglio, contro il Real Madrid. E oggi ha giocato contro la Sampdoria in un campo ostico, dove la Sampdoria, soprattutto i primi 20 minuti e i secondi 15 e i primi 15 minuti del secondo tempo, ha messo in seria difficoltà. Ma l'Atalanta sta dimostrando di avere, oltre ormai da un annetto, consapevolezza, sta dimostrando anche compattezza, si chiude dietro. Infatti quest'anno la prerogativa dell'Atalanta è che parecchie volte, se non sbaglio 5 o 6 volte, è stato clean sheet, roba che fino all'anno scorso te ne dimenticavi. L'Atalanta te ne faceva 5, ma 1 o 2 più o meno le prendeva quasi sempre. Ma oltre a Muriel, che io lo lascerei sempre in campo, perché poi a me dispiace vedere un giocatore del genere che lo fa uscire e c'ha i suoi motivi l'allenatore. Io parlo sempre da esterno, perché ancora di più negli spazi aperti, quando la Sampdoria doveva comunque cercare di pareggiare o di venire al pareggio, Muriel poteva essere devastante. Ilicic ovviamente è entrato meglio che contro il Real Madrid, però c'è un altro giocatore dell'Atalanta che bisogna sempre soffermarsi un po' a parlare, che è questo Gosens. La cattiveria che ha avuto sul secondo gol è impressionante rispetto a un giocatore appena entrato come Candreva, una palla che magari per tanti era persa, lui comunque ci ha creduto ed è andato a fare il 2-0. Questo è un giocatore che ha fatto in un anno e mezzo circa 19 gol, se non sbaglio, e una decina di assist. È un giocatore che farà dai 12-15 km a partita, secondo me. Io non leggo dati, perciò vado un po' a braccio. E dobbiamo dire che Malinowski oggi ha dimostrato il talento che è. L'unico problema è che è discontinuo. E c'è un altro giocatore che io dissi all'inizio: come ha fatto l'Atalanta a prenderlo dalla Juve? Invece Romero, ad ora, secondo me, è di gran lunga come rendimento il migliore dell'Atalanta, sempre sul pezzo, sempre aggressivo, legge le situazioni, quando c'è da approfittare in un contropiede va a mille verso l'area di rigore. Perciò stiamo parlando ormai di una squadra che non ci sono più aggettivi per complimentarsi. Anzi, ora la notizia diventa quando ormai l'Atalanta pareggi o perde o gioca male. Questo sta diventando la notizia, purtroppo. Purtroppo e per fortuna, perché a volte uno può sbagliare una partita, ma ora gli amanti del calcio e i tifosi anche dell'Atalanta credo che dopo un pareggio dicono: ah, oggi abbiamo pareggiato, perché ormai lo status dell'Atalanta non lo invento io. Oltre ad avere una rosa interessante, perché comunque tu fai entrare Proler e poi Ilicic e poi Miranchuk, che comunque hai zappata fuori nonostante tutto, e io mi guardo in casa Juve che non sappiamo nemmeno i ruoli che abbiamo le sostituzioni. Questo a me mi fa un po' rabbrividire. Questo significa complimentarsi con un'Atalanta e con una dirigenza, un allenatore, una presidenza che sanno programmare, perché a volte le figurine non bastano, ma ci vogliono giocatori essenziali e duttili per il gioco che voglio fare. Là sta la bravura dell'allenatore e far capire alla società che caratteristiche di giocatori vuole. Detto ciò, ancora complimenti all'Atalanta. Veniamo alla Sampdoria. La Sampdoria addirittura per me ha giocato peggio quando sono entrati più forti sulla carta, Candreva, Keita, Quagliarella. Non è più stata in grado di essere quasi mai pericolosa dopo l'entrata di questi tre giocatori. Resta sempre un combattente Zorbi. Hogard, non mi ricordo come si chiama, il ragazzino di 20 anni che ha tirato anche quella punizione che è andata di poco fuori. È davvero forte, ha un bello spunto, bei dribbling, ma l'Atalanta ha vinto meritatamente, perché l'Atalanta oggi ha saputo essere squadra in totos, nello stare dietro, nell'attaccare, nel ripartire, nel tenere palla. Si vede la squadra nella sua totalità, quello che dovrebbe fare una squadra in tutto l'arco dei 90 minuti. Questo è quello che penso e ripeto, mettete l'iscrizione al mio canale. Ciao a tutti da Frank Bianconero.